Buongiorno a tutti, come state? Spero che stiate bene. Come al solito, quando devo cominciare un vlog, di solito lo comincio in questa stanza perché è l'unica che ha un po' di luce decente rispetto alle altre stanze che invece hanno una luce veramente pessima. Comunque, la se mi vedete conciata così è perché devo andare ad allenarmi. Oggi ho pensato di vloggare, è il primo weekend post crociera e ho pensato di fare una sorta di misto vlog. Poi ho delle cose da farvi vedere di acquistate su Vinted che mi ha portato mio marito, perché mentre io ero in barca, lui invece era in Italia e quindi niente, mi ha riportato delle cose che avevo comprato e quindi ho pensato di fare una sorta di misto. Quindi questo sarà una sorta di misto vlog, misto seduta, chiacchieriamo un po', anche perché ho ricevuto un sacco di domande su Instagram, soprattutto da quando sono tornata da questa crociera scientifica, di cui tra l'altro non ho potuto condividere quasi nulla, ma se mi seguite io ho due account su Instagram, uno è SistaBio, l'altro è SistaTheMarineBiologist e lì posto di solito le cose riguardanti il mio lavoro e lì ho ripostato alcune stories che questa barca per cui, insomma, per cui ho lavorato ha postato e quindi ho potuto ripostarle io nel mio account. Quindi nel caso ho promesso a molte di lasciarvi il link, diciamo, dei canali ufficiali sotto nell'info box, così potete dare un'occhiata da là. Intanto adesso scendiamo perché ho veramente un sacco di cose da farvi vedere, soprattutto cose che ripeto, ho comprato su Vinted. Perdonatemi per il cambio di luce, ma ve l'ho detto che il resto della casa, praticamente questa è la luce che prendete, cioè niente per quello che di solito inizio i vlog di là, perché veramente nel resto della casa è pietosa la luce. Comunque, adesso andiamo sotto così vi faccio vedere, se riesco a non cadere dalle scale, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto su Vinted. Allora, eccomi qua, ve l'ho detto, questo sarà un video un po', diciamo, misto vlog, misto haul, poi mi devo andare ad allenare, quindi non aveva neanche senso truccarsi, quindi vi faccio vedere velocemente le cose che ho acquistato, per questo periodo. Vabbè, da voi sarà primavera estate, da me è, vabbè, la stagione che qua c'è tutto l'anno, quindi non so specificarla. Allora, parto dalla cosa più piccola che ho acquistato, che è questo. Allora, questo qui, se mi seguite da un po' di tempo, in realtà ve lo ricordate, perché questo è un profumo che mi avevano mandato per una collaborazione con qualche azienda, non mi ricordo più come si chiamava, mannaggia. Comunque era un video molto vecchio, se magari lo trovo ve lo linko sotto così potete andare a dare un'occhiata. Comunque me l'avevano mandato per questa collaborazione e io mi ero letteralmente innamorata di questo profumo. L'ho trovato su, non mi ricordo se Zalando Privé o VP o Privalia, insomma una di quelle cose lì, e ho finalmente ricomprato il profumo, cioè questo è il profumo Silvia, lo adoro, è Le Note Gourmande di Reminiscence, che veramente non lo so, io quando sento questo profumo non lo so, lo adoro, è leggermente dolce, quindi se non vi piacciono quelli dolci lasciate perdere, ma questo qua è dolce però ha non so che di amarognolo dietro, non lo so, è proprio il profumo Silvia, quindi quando l'ho visto appunto in offerta l'ho pagato tipo 30-35 euro, quindi l'ho pagato veramente poco, ho deciso di acquistarlo. Poi partiamo con questo che in realtà mi avete già visto perché l'ho indossato ieri, quindi ve l'ho postato nelle stories. È un completo di Gymshark. Non so se sapete cos'è Gymshark. Gymshark è un brand di abbigliamento sportivo, mi pare che sia americano, e viene pubblicizzato un sacco, vabbè, insomma, da influencer sportive e quant'altro. Sapete che io sono molto per lo sport, mi piace molto, corro, vado in palestra, adesso non gioco più a pallavolo, però adesso dovrò riprendere, gioco spesso anche a tennis quando gli amici sono disponibili, eccetera, eccetera. Quindi in realtà faccio tanti sport. Lo sport è proprio una cosa che fa parte di Silvia, è una cosa che mi piace fare e ho sempre fatto per tutta la mia vita e continuo a fare ancora adesso. E quindi poi un'altra cosa, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare, una cosa che non so se vi ho mai raccontato, ma da quando sono qui in Arabia Saudita non solo il mio stile proprio d'abbigliamento è cambiato molto, ma al tempo stesso, come dire, quando esco, che devo soltanto magari andare a fare una commissione, velocemente devo passare in ufficio o magari devo andare a, andare a mangiare clownfish, mi vesto con abbigliamento sportivo. Infatti in questi anni, da quando sono qui, praticamente ho investito in un sacco di abbigliamento sportivo perché lo uso di più. Cioè, sinceramente, da quando sono qui uso molto di più l'abbigliamento sportivo che non l'abbigliamento normale. Credo si sia visto perché me lo vedete spesso, a meno che non vada in ufficio di base, soprattutto anche nel weekend sono sempre vestita sportiva. E quindi niente, ho deciso di investire in questo completino che, ragazze, ha un colore pazzesco. Sono quelli fatti in microfibra leggermente, ma non è neanche in microfibra, in realtà non so che materiale sia. Vediamo un po': polyester, nylon, elastane. Vabbè, comunque, insomma, sono leggermente elasticizzato, però tenete conto che è un tessuto un po' pesante. L'ho usato ieri per andare in palestra. Magari vi lascio una foto di come rimane indossato. Ed effettivamente avevo leggermente caldo, soprattutto perché qua inizia adesso veramente a fare caldo. E comunque ho preso sia il top, maniche lunghe, sia il pantalone. Il leggings è veramente super comodo e guardate che figata che è la
come si dice, la sfumatura. Io questo, tenete conto che non l'ho preso sul sito perché non spedisce qua in Arabia Saudita, e quindi ho deciso, l'ho trovato, combinazione ancora praticamente nuovo, etichettato, comprato su Vinted, quindi l'ho pagato tra l'altro una frazione del prezzo, perché mi sembra che costasse in tutto 130 euro, io in realtà l'ho pagato 60 mi pare su Vinted, ed era appunto ancora etichettato, quindi ne ho approfittato. Poi, altro acquisto fatto su Vinted. In realtà sono quasi tutti fatti su Vinted questi acquisti, tranne uno. Allora, altro acquisto fatto su Vinted, l'ho indossata ieri sera e mi piace un sacco. Tenete conto che forse è un po' stile vecchio, quindi potrebbe non piacere a tutti, nel senso che è una di quelle camicette, diciamo, fatte da Zara in collezioni passate, che andava un sacco in passato, ma adesso diciamo che non vanno più tanto. Però la adoro, ragazze, mi piaceva tantissimo, mi ricordo che mi piaceva quando era uscita, mi piace ancora tanto adesso, indossata, è veramente fantastica. Tenete conto che non è troppo lunga, quindi rimane leggermente cropped, ma non cropped come si usa adesso, che sono esagerati, e ha le maniche fatte in questo modo. Non lo so, mi ricordava anche una che aveva fatto, se non sbaglio, Zimmerman l'anno scorso, e niente, quindi alla fine per tipo 10 euro ho detto vabbè, la prendo, e quindi l'ho comprata. L'ho presa in taglia M, sapete che io prendo sempre tutto in taglia M, soprattutto di Zara. Poi, una cosa che non è stata acquistata nei saldi, ma ragazze, da quando l'ho acquistata veramente mi ha cambiato l'esistenza, non credevo che un paio di jeans potesse fare una cosa del genere. Sono un paio di jeans di Jean Mille. Non so se conoscete Jean Mille, è un marchio francese che non so, io adoro, mi piace tantissimo. E c'è un altro capo, tra l'altro, di Jean Mille, comprato su Vinted, ed è questo jeans leggermente strappato, un po' cropped, con i bottoncini. Qua non ha la cerniera, ma i bottoncini che rimangono coperti. Ragazze, veste da Dio questo jeans. Ve lo lascio sotto, l'ho preso in taglia 30 perché veste leggermente stretto, quindi anziché prendere la 42 ho preso la 44, come appunto suggerito dal sito. E ragazze, mi è piaciuto tantissimo, tant'è che figurate, l'ho portato in crociera e c'era una ragazza che aveva bisogno, doveva fare un'intervista, quindi non aveva niente, non aveva portato niente di carino. Le ho detto guarda da me, prendi pure quello che vuoi, e quindi ha provato questo jeans in combinazione alla mia stessa taglia. Le stavano da Dio, me l'ha sequestrati per 4 giorni. Io non ho visto questi jeans per 4 giorni, poi me l'ha poi restituiti dopo la crociera. Comunque, a parte questo, passiamo all'altro capo di Jean Mille. Ragazze, è uno spettacolo. Questa è una camicetta di qualche collezione fa, ripeto, acquistata anche questa su Vinted. La desideravo tantissimo, magari vi lascio qua una foto. L'ho cercata per veramente tanto tempo e finalmente sono riuscita ad accaparrarmela. Non l'ho pagata poco perché Jean Mille è un marchio abbastanza caro e tiene anche il suo valore, perché è uno di quei marchi francesi moderni che va un sacco in Francia, e quindi tiene il valore, quindi l'ho pagata, adesso non mi ricordo, 80 euro, 75 forse, quindi non l'ho pagata poco. E niente, la manica è fatta così, con il bottoncino, ma la cosa che mi piace di più è proprio questo volant. Credo di metterla domani in ufficio, perché domani è il ritorno in ufficio, quindi penso di metterla. E guardate lo spettacolo delle rouge e del colore, non lo so, sarà che, boh, non lo so, questo marchio mi piace veramente tanto. Vi lascio magari il link sotto nell'info box, così potete dare un'occhiata. Poi passiamo a un acquisto che ho fatto anche questo per l'ufficio, sempre su Vinted. Tenete conto che ho acquistato questo capo, ancora come vedete etichettato, di Zara, mai stato utilizzato. Costava 29,95, io l'ho pagato mi sembra 10 euro. 10 euro sempre taglia M, ho preso questo pantalone, adesso vi faccio vedere, aspettate. Rimane praticamente come i pantaloni quelli che sono andati tanto di moda in questo periodo, quindi rimane più o meno fatto in quel modo lì, ed è a quadrettini bianchi e azzurri. Sapete che il quadrettato bianco e azzurro è proprio Silvia, quindi niente, spettacolo, mi piacciono un sacco, l'ho pagati poco e li utilizzerò tanto per andare in ufficio. Poi, sempre un'altra cosa che ho preso su Vinted, ve l'ho detto, questa roba, questo haul praticamente sono tutte cose che ho preso su Vinted, quasi, e un altro capo, anche questo etichettato, io non so se sono fortunata io, boh, non lo so, comunque, ho trovato la camicetta che cercavo da tanto tempo di Stella e Susi. Questa è una camicetta, allora aspettate, che era in completo, magari se trovo la foto ve la lascio qui così potete dare un'occhiata. Avevo comprato, ho trovato dei saldi sempre da Stella e Susi, un completo che sta da Dio con questa camicetta. Guardate che carina che è, e tra l'altro in mistolino, quindi super fresca, ha queste rouge qui, la manica palloncino, poi ha le rouge qua davanti, e rimane una camicetta, quindi è super semplice, però secondo me sia con i jeans sia con quel completo lì che avevo comprato sta da Dio, mi piace tantissimo, e niente, la cercavo da tanto e l'ho pagata appunto una frazione del prezzo, ed è, ragazze, ancora etichettata, quindi diciamo che mi è andata di fortuna. Adesso non c'è il prezzo originale, però mi sembra che il prezzo fosse un centinaio d'euro, io l'ho pagato 35 forse.
Poi, ultimo pezzo che vi faccio vedere, poi chiacchieriamo, usciamo, andiamo in giro, devo dare da mangiare i pesci, quindi vi porto con me e poi andiamo in palestra. È un capo di Sandro che in realtà io sinceramente adoro, ma non mi aspettavo essere così pesante. Infatti sono un po' così perché me lo aspettavo in tweed e non in lana. Il problema è che l'ho acquistato, se non sbaglio, su Farfetch. Sì ragazzi, l'ho preso su Farfetch e tra l'altro arriverà poi anche un video in cui vi parlo della mia esperienza su Farfetch, perché ormai ho acquistato diverse volte su Farfetch e mi sono trovata veramente bene, quindi ne parlerò. E niente, il vestito in questione è un vestito che vi ho postato anche su Instagram, che è fatto così ragazze, è un vestito pazzesco. Io l'ho immaginato messo con il walk di Chanel o con la Chanel anche, con questi bordini. Aspettate che tolgo l'etichetta, che rompo un po' le scarpe, ci sono 18 etichette qua, mamma mia, non me l'aspettavo. Allora, fatto in questo modo qua, quindi ha le rouge, panna e nere, poi ha i volant qui sulle maniche e rimane praticamente a tubino. Il discorso è che, allora, io appunto l'ho preso su Farfetch, come potete vedere, e ho sfruttato tra l'altro uno sconto, perché come sapete ci sono un sacco di influencer che hanno gli sconti. Ho preso, se non sbaglio, ho preso taglia 44 perché ho letto che stava stretto. Sì, ho preso la taglia 44 perché ho letto appunto che vestiva leggermente stretto, e questo qua io lo volevo comodo perché vorrei usarlo magari quando vado in conferenza o cose di questo genere, magari delle cose ufficiali, magari con un trench nero sopra o una cosa di questo genere. Il problema è che io non pensavo che questo fosse in lana e in tweed, pensavo fosse in tweed, invece vedete che è proprio in lanetta, quindi è parecchio pesante, quindi sinceramente non so bene come fare ad utilizzarlo al momento, quindi probabilmente rimarrà nell'armadio fino a quando non comincerà a fare un pochino più fresco. Detto questo, vi ho fatto vedere tutto quello che devo farvi vedere, adesso usciamo di casa, andiamo a andare a mangiare i pesci. Allora sì, perdonatemi, ma qui da noi fa già caldissimo, quindi è già direi non piena estate, perché in realtà devo dire che non si sta così male, cioè potrebbe essere molto peggio. Allora, praticamente questa macchina è la nuova macchina che hanno dato d'ufficio, diciamo, ad Andrea per il nuovo lavoro, perché appunto deve fare un tipo di lavoro tra virgolette di rappresentanza, quindi deve andare in giro con la macchina, quindi deve incontrare i clienti e quant'altro. E niente, ci hanno dato questa macchina, ragazzi, adesso l'accendo nella speranza che la macchina fotografica stia ferma e vi faccio sentire cosa fa questa macchina quando viene accesa. Aspettate. Allahu Akbar. Questa macchina prega per noi. Da brava atea non posso che esserne felice. Comunque fatemi sapere se anche voi avete lo stesso problema mio, che quando scendete dalla macchina, nonostante abbia questo gradino qui per poter mettere il piede, andate direttamente giù, soltanto che è troppo alta e quindi rischiate tutte le volte di cadere per terra. Comunque vabbè, i problemi di avere la macchina più grossa di quanto uno è abituato. Cioè, vado in giro questa così, con la pochettino. Allora, sono appena uscita dall'università, ho recuperato questo liquido verdognolo che è praticamente un misto di alghe che si chiamano Nanochloropsis, Artemia, che è una sorta di mini gamberetto, e poi ci ho messo all'interno, ho deciso di fare una ricetta un po' diversa per i miei pesci questa volta, di aggiungergli dei lipidi che si chiamano UFA, e praticamente faccio questa, una sorta di enrichment, quindi aggiungo al cibo che loro normalmente mangiano un po' di extra, quindi diciamo che dovrebbe mantenerli più, come dire, più healthy, quindi più in salute. E praticamente questa è una nuova ricetta, la prima settimana che la provo, perché non riuscivo a trovare gli UFA qua in Arabia Saudita, nessuno li spediva né niente, quindi niente, ho dovuto aspettare che tornasse Andrea, mio marito, dall'Italia e li portasse lui, perché io non riuscivo a trovarli. E in teoria praticamente come funziona? Per poter dare da mangiare i piccoli di clownfish io devo creare una sorta di catena alimentare, quindi devo mettere in allevamento l'Artemia, che è il predatore, chiamiamolo, che mangia il Nanochloropsis, che sono le alghe, quindi praticamente l'apporto nutritivo in realtà ai clownfish arriva dalle alghe, quindi siccome loro non sono in grado di mangiare direttamente le alghe, io devo dargli l'Artemia, che è questo gamberetto, che quindi si mangia l'alga, e siccome il clownfish si mangia poi il gamberetto che ha mangiato l'alga, prende poi, diciamo, i nutrienti da lì. E questo giro gli ho messo anche questi lipidi perché diciamo che sembra che, insomma, ho letto un po' di articoli e sembra che apportino dei benefici, insomma, alla loro crescita. E quindi niente, questa settimana prova e vediamo cosa succede. Adesso vi ci faccio vedere i piccolini, guardateli qua, guardate quanto sono cresciuti un sacco. Questo qua tra l'altro è talmente furbo che si è infilato dentro il tubo con l'aria e adesso lo devo tirare fuori. Vediamo dove sono gli altri, eccolo lì uno. Qua vediamo poi dove l'altro, dobbiamo cercarlo. E poi ce ne sono due qui. Sono infilati anche loro in mezzo al tubo, adesso li tiro fuori. Sono troppo teneri, guardate quanto sono belli, sembrano praticamente dei clownfish come loro.
sono semplicemente un pochino più piccolini. Sono appena arrivata alla palestra, quella che vedete dietro di me è l'ingresso. Adesso vi faccio vedere un po' qua perché non credo di avermi mai fatto vedere niente. C'è un po' di vento, sappiatelo, quindi preparatevi perché ci sarà un po' di rumore, però non posso farci niente. Questi sono i campi da tennis, lì dietro c'è la piscina. Là invece c'è la tacca da corsa, e di qua invece c'è l'accesso alla palestra. Questo qui praticamente è l'edificio dove ci sono la maggior parte delle cose sportive, non tutte. Perché ci abbiamo quattro palestre sul campus e questa è una di quelle. Qui per esempio c'è proprio questa sala, qui c'è il campo da pallavolo e quello lì che vedete laggiù è l'ingresso. Sono appena tornata a casa, ho filmato pochissimo in palestra perché in teoria non posso filmare. In più sono andata, noi abbiamo due tipi di palestre, una mixte e una invece da per female. Quindi sono andata nella mixte, quindi a maggior ragione c'era più gente, non potevo filmare. Adesso è appena arrivata Andrea, adesso scarichiamo la spesa. Adesso scarichiamo la spesa e vi faccio vedere anche cosa abbiamo comprato, così vi faccio vedere più o meno la spesa che facciamo qui in Arabia. Allora, credo che questo sia il mio primo svuoto la spesa, non so bene come che si chiami questo video. Comunque vi faccio vedere a grandi linee cosa ho comprato. Allora, questi sono i surgelati, ho preso degli asparagi surgelati, questi non si trovano quasi mai freschi, quindi le rare volte che ci sono congelati li prendo. I fagiolini, poi prendo questi che sono buonissimi, questi sono veramente buoni, questi credo siano UK. Poi pomodorini, sempre per quanto riguarda surgelati, che poi adesso metto via, ho preso questi che diciamo abbiamo deciso di provare come alternativa alla pasta sfoglia per fare le torte salate. Queste pasta fillo, sono come se fosse un rotolo di pasta sfoglia ma di pasta fillo, e ne abbiamo provati due. Philadelphia, poi abbiamo preso due diciamo chop tomatoes, come si chiamano in italiano, è bacca di chop tomatoes, mandolini di pacchino. No, non sono i, non i cherry tomatoes, i chopped. Come si chiama sta cosa in italiano? No, non è la passata, cos'è? Polpa pezzi di pomodoro. Poi qua abbiamo preso un po' di frutta. Di solito cerco di usare questi sacchettini che avevo comprato a Torino, tra l'altro. Ho preso un po' di mele, un po' di pesche, kiwi, delle pere. E poi questi che non so minimamente come che si chiamino, ma li trovo troppo buoni. Non mi ricordo mai come si chiamano. Poi, vabbè, pane, ho preso pane bianco, ma io ho preso anche la baguette qua dietro. Poi questi, che sono semplicemente delle lattine, delle bibite che volevo provare, quindi le ho prese. Poi yogurt per la colazione, avena per la colazione, questi sono i breadcrumbs, pan grattato, acqua, melone. Qua c'è altra frutta e verdura, qua ci sono delle patate, credo, e peperoni forse, no, pomodori. Peperoni, carote. E basta, e poi là abbiamo altre cose che salmone e là i cuori di pollo da far da mangiare ai gatti. Allora, qui stiamo preparando i cuori di pollo per i gatti, ci mettiamo sempre delle zucchine, delle carote. E qui invece c'è la nostra cena, qua c'è una torta salata sopra con zucchine, pomodorini e mozzarella. Questa è la parata, ve la faccio vedere dopo meglio, e poi c'è del salmone per Andrea. Allora, mi sono preparata per uscire, vi faccio vedere velocemente il mio outfit di questa sera. Allora, ho questo vestitino che ho preso da... Oddio, com'è che si chiama questo negozio? Ragazzi, non mi ricordo, ve lo scrivo se me lo ricordo. Vestitino molto carino che ho preso quest'inverno, mi piace un sacco anche per adesso, per la primavera, secondo me è super carino. Ho messo sulla cintura di Celine, poi ho gli orecchini di Anna Luisa, questa pinzetta che mi era stata regalata per Natale dalla mia amica. Gli stivaletti, questi qua, i combat boots, vabbè, insomma stivaletti chiamiamoli, di Redoute Collection. E poi oggi è la mia prima uscita con il wok che metterò poi a tracolla, e il braccialetto di Cézanne. Tra l'altro, riguardo al wok, vi farò presto un video, perché ho acquistato una cosa su Amazon super utile per borse tipo questa o altre di Chanel, o comunque altri modelli, non per forza di Chanel, per aggiustare la lunghezza della catena. Comunque ne parlerò poi in un altro video. E niente, quindi questo è il look finale per questa sera. Ecco.
Eccomi, allora, sono appena arrivata a casa, mi sto preparando per andare a dormire. Volevo farvi vedere quei gancettini per la borsa che ho acquistato. Vi faccio vedere poi in azione in realtà un altro giorno, però ci tenevo a farveli vedere almeno, giusto per farvi capire di cosa sto parlando. Adesso li prendo velocemente e poi vi saluto. Allora, praticamente questi sono i gancettini di cui volevo parlarvi, ve ne parlerò poi nello specifico in un video, vi faccio vedere come si usano. Li trovate su Amazon e sono un trucchetto, diciamo, per accorciare tutte le borse che hanno la catena non regolabile. E niente, quindi ve lo farò vedere, non so ancora se sarà il prossimo video o più avanti, comunque insomma questa sarà l'idea. Buongiorno a tutti, come state? Scusatemi la voce, ma mi sono svegliata veramente da pochissimo, è weekend. Ho deciso di continuare il vlog dello scorso weekend con il vlog di questo weekend, semplicemente perché questo weekend è un pochino più interessante, ci sono un po' più di cose da farvi vedere. E praticamente sono pronta in questo momento con questo vestito, stiamo per andare a fare snorkeling in una zona che si chiama Rabigh, dove c'è praticamente il deserto che finisce sulla spiaggia, che finisce in mare. È veramente una zona bellissima. Di solito io tendo a non andare là a fare snorkeling, semplicemente perché purtroppo c'è un pezzo da fare di spiaggia per arrivare nella zona snorkeling, dove bisogna camminare sui coralli. Infatti di solito non ci vado, non mi piace il fatto di camminare sui coralli, si rompe, insomma, non mi piace. Però insomma questa volta qua abbiamo deciso di andare, cercheremo un punto dove invece non c'è bisogno di camminare sopra i coralli. E niente, adesso devo correre velocemente perché devo prima andare a dar da mangiare i pesci, i miei clownfish, e poi devo tornare e partiamo con i nostri amici per andare appunto a fare questo giro nella zona, diciamo, deserto, spiaggia della zona Rabigh. Rabigh è famosa perché c'è la cosetta Petro Rabigh, che è una sorta di... non so neanche se sia una piattaforma di estrazione petrolifero o se sia una zona di raffinazione del petrolio. Comunque c'è questa zona qui, se vi interessa insomma andatevela a googlare. E la spiaggia però è una cosa pazzesca, quindi ve la faccio vedere. Ho appena dato da mangiare i miei clownfish, non so se li vedete, lì sotto ci sono delle uova, quindi queste qua dovrebbero schiudere penso tra oggi e domani. E qua ci sono gli altri, tra l'altro devo pulire il vetro, lo pulisco più tardi quando torno. Qua ci sono gli altri piccolini. E qui invece vedete questa tank scura perché sono nati questa notte, quindi qua ci sono tutte le larvette e qui ce ne sono delle altre. Vediamo se riesco a farvele vedere un po' meglio. Eccole qua, vedete tutti quei puntini neri? Tutti i puntini neri sono delle piccole larvette. Quindi adesso l'ho messa dentro questo contenitore perché non avevo abbastanza spazio nell'acquario, quindi speriamo che sopravvivano. Ho coperto questo secchio con un telo perché praticamente i primi giorni devono stare senza luce e poi devono riceverla soltanto da sopra, quindi praticamente qui l'ho messo dentro questo secchio che non è trasparente. Qui invece vedete ho coperto il lato dell'acquario, così la luce la riceveranno soltanto da sopra.
Allora, ecco, mi sono appena tornata a casa dallo snorkeling. Mi sono già cambiata perché adesso stiamo per andare a pranzo con i nostri amici, insomma, che con cui siamo andati là a fare snorkeling. Adesso ci fate far ridere perché c'ho ancora il segno della maschera. Non so se si vede, ma credo di sì. Comunque c'ho ancora il segno della maschera dello snorkeling. Niente, adesso vi faccio vedere il mio outfit. Allora, eccomi con il mio outfit. Ho indosso questo vestito, che era un vestito che vi ho fatto vedere qualche tempo fa, forse l'anno scorso, e di Shein, in realtà, di Shein per Ele Petrella. Mi piace un sacco, è veramente super carino, la schiena è tutta scoperta, quindi è molto molto carino per l'estate. Devo soltanto andare a casa di amici, quindi perfetto. E sotto le ciabattine, queste qua sono ciabattine di mango. E poi che altro? Ah, poi questi orecchini che sono una meraviglia. Questi sono di Even Jewels. Li indosso soprattutto quando diciamo... aspetta che sta andando fuori fuoco, cosa succede? Eccoli qua. Li indosso soprattutto quando, per esempio, in questo caso il décolleté è completamente scoperto e metto solo gli orecchini, mi piacciono tantissimo. E niente, quindi questo è l'outfit di oggi. Allora, mentre aspetto che Andrea finisca la sua doccia, rispondo un po' di domande che mi sono state fatte nell'ultimo periodo. Avevo fatto una sorta di domanda su Instagram dicendo: se avete delle domande, insomma, vi rispondo. Allora, adesso qua ho la lista, vi rispondo ad alcune domande, così questo video sarà anche un misto con un Q&A. Allora, la prima domanda è, anzi, ce ne sono state diverse sulla prossima borsa. Allora, la prossima borsa non so ancora quale sarà, nel senso che ho un paio di idee, ma non sono certa che poi sarà quello, perché il discorso è che a volte mi fisso su una cosa, poi magari vedo qualcos'altro, mi piace tantissimo e alla fine ciao, quindi parto per la tangente e prendo l'altra anziché quella che volevo prendere. Mi è capitato spesso, quindi poi mi capita, perché se magari mi innamoro proprio di qualcosa, niente, alla fine prendo quella. Però potrebbe essere la Celine Bell Bag, che mi piace tanto e mi è sempre piaciuta, la trovo un grande classico, non ha troppi loghi, non ha troppe cose strane, quindi quella lì secondo me è un tipo di borsa che potrebbe essere il mio prossimo acquisto. Poi, altra domanda... peggiore esperienza su Vinted. Allora, devo dire che non ho praticamente mai avuto esperienze brutte su Vinted. Non so se sono stata fortunata io o sto particolarmente attenta a chi vendo, che compro, non lo so, non ho la minima idea. Però io ho sia venduto che comprato su Vinted e finora non ho avuto nessun tipo di problema. Devo dire che però mi limito soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di borse o di cose comunque di lusso. Cerco di evitare l'acquisto di cose di lusso su Vinted, le acquisto tramite altre fonti, diciamo. E diciamo che quella è la cosa che consiglio. In più, un'altra cosa che consiglio è anche quando vendete di controllare i feedback delle altre persone, piuttosto annullate l'acquisto se non siete certi, perché mi avete scritto in tante e so che in tante avete avuto dei problemi magari con cose, gente che si è comportata male, eccetera eccetera, quindi controllate anche questa cosa. Poi c'erano un sacco di domande sulla crociera scientifica che ho fatto, ve la spiego in breve. Allora, praticamente ho partecipato a una spedizione di OceanX. OceanX, vi lascio sotto magari nell'info box un link in cui vi rimando praticamente al canale ufficiale, perché si firma proprio prima della partenza, si firma questa sorta di contrattino con queste clausole per cui non si può postare nulla che non sia già o stato precedentemente postato da OceanX oppure approvato da OceanX, e quindi non ho potuto praticamente condividere nulla perché non ho potuto, quindi proprio per via di questo contratto che ho dovuto firmare. E in più c'erano cose comunque riguardanti il mio lavoro che, siccome si tratta comunque di ricerca, non bisogna troppo spoilerare le proprie idee al resto della comunità scientifica, perché sennò si rischia veramente che magari ci si copi l'idea o magari qualcuno prenda spunto e magari ci scopre una cosa prima di noi. Quindi si tiene sempre certe cose, si tengono sempre un po', come dire, non dico segrete, però comunque un po' per noi, ecco. Poi rispondo ancora a una domanda, poi mi sa che devo andare perché andrà finito e siamo tra l'altro anche un po' di corsa perché oggi pomeriggio andiamo anche al centro commerciale. Mi chiedono di una Birkin e mi dicono: a me non piacciono. Allora, sinceramente mi sono sempre piaciuti, più la Birkin che la Kelly. L'ho sempre voluta nel colore classico, quello mi sembra che si chiami Gold. Però non credo che sarà uno dei miei prossimi acquisti, nel senso costa cara e in più c'è questa, insomma, waiting list molto molto lunga, e quindi non credo che l'acquisterò, almeno per il momento. Poi no, mai dire mai, si vedrà. Rispondo ancora a una, visto ancora il tempo. Progetti per il futuro quando l'esperienza in Arabia sarà terminata. Allora, al momento manca ancora un po' di tempo, però sto già iniziando a pensare e non so dove finirò, non so se sarò qui, non so se tornerò in Europa, sicuramente non in Italia.
Può essere che magari in Italia torni temporaneamente per poi partire in un altro per un altro posto, però insomma si vedrà, quello purtroppo non so ancora dirvelo, vi aggiornerò appena ci saranno aggiornamenti certi. E niente, adesso devo correre perché dobbiamo andare a mangiare. Questa qua è la zona dell'azzurro, super carino. Questo però è migliore, mi piace più di tutti. Siamo passati da Mango e ragazzi hanno la giacchetta che mi piaceva in saldo, questa qua. Non so se ve la ricordate, ve l'ho fatta vedere anche nel vlog di Dubai. No, vabbè, guardate questa. Questa è bella. Bellina anche lei. Siamo da Charles & Keith e mi sono appena innamorata di questo sandaletto, è bellissimo. E hanno anche messo in saldo il mio mocassino, questo è mio, l'hanno messo in saldo, quindi anziché 3,69 costa 2,55. Loro è bellissimo, questo qua è tra l'altro anche stracomodo. Mi sono dovuta provare questi occhiali da sole perché sono troppo fighi, ricordano quelli di Chloe. Non è Gucci. No, chiaro, però sono fighi. Razzare, ho subito puntato questi shorts che già mi piacevano, questi sono proprio carini. L'unica cosa che qua non si può provare, quindi sono un po' indecisa. Questo è un po' troppo sparaflash, invece queste fantasie qua non mi piacciono per niente. Belline loro. Jeans mi piacciono, il top assolutamente no, non mi piace per niente. I jeans invece sono carini. Allora, il top è super trasparente, quindi non è che mi entusiasmi tanto, però secondo me non sta male, voi che dite? Questi anche sono carini. Buonasera, allora noi siamo ritornati a Kaus in questo momento, io sono dovuta passare in ufficio per la storia dei pesci, quindi sono dovuta passare un attimo a recuperare del cibo e dare da mangiare, così almeno per domani mattina sono a posto, e domani mattina dovrò ritornare perché devo fare un test, devo far partire un test, anche se è weekend, ma sapete che io, almeno per me, i weekend non sono mai realmente weekend, perché comunque un passaggio in laboratorio devo farlo. E quindi niente, quindi adesso ne sto approfittando, quindi adesso sono dietro le mie spalle, vedete il Seymour qui che sono gli acquari, e di fronte a me c'è questo building qui che vedete alle mie spalle, dove c'è il mio ufficio, sto andando a recuperare il cibo. E niente, comunque è stata proprio una bella giornata, spero che in qualche modo vi sia piaciuta, farò vedere poi cosa ho comprato in un prossimo video haul. Quindi chiudo qua questo vlog perché mi sa che sarà un vlog abbastanza lungo, infatti credo dovrò tagliare alcuni
pezzi e quant'altro, perché ho vloggato la scorsa settimana, lo scorso weekend, e poi ho continuato con questo weekend per farvi vedere un po' di cose di quelle che faccio durante il tempo libero, quando ho del tempo libero. E niente, spero che vi sia piaciuto, io mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.